non commento la sentenza, perché essendo un uomo di Stato ritengo che lo Stato dipendente dallo Stato, ritengo che le sentenze non si commentano mai, ma favorevole o sfavorevole che sia. C'è una brutta aria, c'è una brutta aria di aggressività, che non è solo riformese fortunatamente, però è una brutta aria, perché gli eventi che si stanno verificando in giro per l'Italia e a Livorno non sono belli, non sono buoni, non sono positivi. Quando si aggrediscono persone che lavorano per la sicurezza della gente gratuitamente, è un fatto grave. Parlo di un atteggiamento aggressivo nei confronti di chi porta l'uniforme da parte della nostra gente. Allora, tutte queste persone vogliono dire due cose. La prima cosa è che è estremamente vile aggredire chi lavora per il benessere e per la sicurezza degli stessi cittadini. La seconda è che è ancora più vile aggredire persone nella propria casa dopo averle chiamate, asserendo i presunti ritardi, non si capisce bene. Francamente non l'ho capito, ieri ho letto anche la lettera di scusa sul giornale, non voglio neanche commentare neanche quella, ma trovo una cosa di vomitevole quella aggressione che è stata fatta nell'appartamento da parte di questi tre gentiluomini che sono stati condannati oggi. Ma voglio dire una cosa a tutta la cittadinanza, comunque la Polizia di Stato e le forze dell'ordine continueranno a fare il loro lavoro al servizio della collettività. Non chiediamo aiuti, non chiediamo niente, chiediamo solo rispetto. Certo. Rispetto per le persone che lavorano esclusivamente per il bene della